Chiesa di San Giuseppe Lavoratore stracolma di gente per i funerali di Noemi Avicolli, 19 anni, e di sua nonna Lucia Pietrangelo, 81 anni, morte sull'autostrada del Sole nei pressi di Arezzo, mentre rientravano in auto a Isernia dopo aver partecipato alla festa di laurea del fratello e nipote delle vittime a Milano. I feretri sono stati accolti da diverse centinaia di persone, stipate tra l'interno della chiesa e il sagrato. Noemi e Lucia rinascono e vivranno in cielo, ha detto il parroco Don Gianluigi Petti durante l'omilia. Avverto la responsabilità della mia missione e vi dico che oggi si interrompe la loro storia terrena per abbracciare la gloria eterna, ha aggiunto. Il nostro collega Giovanni Avicolli, padre di Noemi e figlio di Lucia, non ha potuto partecipare al funerale. È ancora ricoverato all'ospedale San Donato di Arezzo, dove ha subito un delicato intervento agli arti inferiori. Il fratello di 46 anni è stato invece dimesso. Durante la messa, gli amici di Noemi hanno lasciato i banchi su cui si erano seduti per stringersi in un abbraccio intorno al feretro della ragazza. Alcuni di loro sono arrivati da Camerino, la città dove la 19enne studiava per realizzare il suo sogno di diventare una biologa. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita delle due bare dalla chiesa, poi l'ultimo commovente saluto con palloncini bianchi e cuori rossi liberati in volo.